qui a una conferenza della CISL e a un certo punto è stato posto il problema della scuola. Ci sono 100.000 insegnanti che in questo momento sono furiosi perché l'insegnante di matematica fa l'insegnante di sostegno, quello della Sicilia se ne deve andare in Friuli. E a parità di salario si deve poi pagare il mutuo in Sicilia e l'affitto in Friuli. A queste persone, che cosa diciamo? Che cosa dite voi? Che cosa deve fare il governo? Guardi, questo è il risultato della buona scuola. E cioè quando non si vuole, attraverso la contrattazione, attivare i confronti con chi ha competenza nelle materie e chi rappresenta davvero il mondo della scuola, il risultato è una confusione generale, una gestione pessima delle assunzioni, dell'intreccio assunzioni e mobilità, con queste conseguenze, che non sono solo il disagio e l'incertezza per i singoli insegnanti, cosa comunque non di poco conto, ma sono innanzitutto la confusione e l'incertezza per le famiglie, per i ragazzi e per le ragazze. Noi abbiamo chiesto al governo di aprire davvero un tavolo di confronto sulla gestione di questi temi. E spero che il risultato della buona scuola, che sono esattamente le cose che lei prima spiegava, portino il governo a cambiare proprio marcia su questo. Guardi, la revisione della previdenza l'abbiamo fatta assieme, lavorando sodo, mettendo insieme energie, capacità e risultati. E è sotto gli occhi di tutti, risposte a migliaia e migliaia di italiani ed italiane. Nella buona scuola e nella gestione degli insegnanti, nella mobilità, nel gestire proprio aspetti che avrebbero potuto essere positivi, il governo e il ministero, la ministra Giannini, aveva deciso di fare da sola. Ne vediamo tutti i risultati. Si fermino e fermino questa confusione. Aprano tavoli di confronto con chi ha competenze e ha competenze da offrire anche al governo in un confronto serio e creiamo condizioni che diano tranquillità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze.